Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Un saluto dalla redazione sportiva in studio Mariangela Salvalaggio. Allegri avvisa la Juve: a Verona non buttiamo quel che abbiamo fatto di buono. Domani i bianconeri cercano la quinta vittoria consecutiva in campionato contro gli ultimi in classifica, ma resta l'emergenza infortuni. Vlahovic è in forte dubbio e si ferma Chiesa per un fastidio al ginocchio. Domani giocherà Perin perché Szczęsny ha bisogno di riposare dopo 12 partite di fila. Non è detto che giochino Paredes e Kin. Di Maria è probabile che abbia mezz'ora nelle gambe, ha detto sempre Allegri. Il Toro perde Lukic, fuori contro la Samp, affaticamento muscolare per il numero 10. Pellegri si riprende, il Torino sta meglio, giocherà lui questa sera. Nell'allenamento di ieri è arrivato il via libera, Sanabria si candida per la ripresa. Juric: dobbiamo dare il 100%, altrimenti perdiamo. Ancora calcio, mondiali in Qatar, il Brasile è in ritiro alla Continassa di Torino. Tre bianconeri faranno da padroni di casa, la nazionale sudamericana avrà la difesa della Juve con Bremer in prima fila. Gli auguri a Del Piero, campione leggenda, nel giorno del suo 48esimo compleanno. Pinturicchio viene celebrato dal club bianconero con un tweet. L'ATP di tennis scalda i motori, a Torino sono arrivati i primi campioni. Da ieri Nadal si allena sotto la mole sul campo centrale del Palalpi Tour, dove si disputeranno le gare ufficiali. Gli otto tennisti migliori al mondo saranno allo Sporting per allenarsi con lo staff dal 13 al 20 novembre in gara nel torneo formato da Nadal, Tsipras, Rud, Medvedev, Djokovic, Auger, Aliassime, Rublev e Fritz. È tutto, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.